Abbiamo partecipato ad un bando della città metropolitana e abbiamo avuto assegnato un bene confiscato che abbiamo provveduto a ristrutturare per creare proprio un centro dove i donatori, ma tutti i cittadini dell'area metropolitana, potranno ricevere informazioni e consulenze da medici specialisti. Ogni mese ci sarà uno specialista che si dedicherà a informare e formare cittadini e donatori sulle varie problematiche. Come voi sapete, certamente il donatore è una persona in perfetta salute che deve avere uno stile di vita molto regolare e quindi siamo pronti a dare a tutti dei consigli relativi alla salute e allo stile di vita affinché poi possano diventare donatori. È molto importante perché l'anemia sideropenica determina un'alterazione della qualità di vita, molto più di quanto chi ne soffre si renda conto, perché è una condizione che si instaura molto lentamente, quindi il nostro organismo ha tutto il tempo per adattarsi a questa situazione. Un progetto che prende avvio nel 2018, quindi anche qui un iter, diciamo, non semplicissimo con l'acquisizione di questo bene da parte della città metropolitana, un iter che oggi trova appunto conclusione in un progetto, permettetemi di dire, che speriamo possa avere un ritorno per la nostra gente in un settore che, come quello sanitario, spesso e volentieri, soprattutto alle nostre latitudini, molto ma molto emergenziale. Quindi questo tipo di strutture possono essere sicuramente un sostegno maggiore per quelle famiglie maggiormente bisognose che hanno la necessità di avere un sostegno, di vedersi vicine, ovviamente, istituzioni, perché per me questo tipo di associazioni sono delle istituzioni a tutti gli effetti che collaborano appunto con un ente come la città metropolitana, che è orgoglioso di poter oggi essere a fianco a loro e di poter manifestare appunto questa importante iniziativa.